è Claudio Borghi Aquilini? Io, però se vuoi che elaboro un po' di più, sono un giovane 47enne che ha iniziato a lavorare come fattorino, ha studiato la sera mentre lavorava di giorno e è riuscito a fare tutto quello che nella vita sognava di fare come lavoro. Ho iniziato a lavorare in borsa come fattorino, sono arrivato al massimo livello che desideravo o che pensavo fosse possibile e poi ho incontrato Matteo Salvini e mi ha regalato una seconda vita. Dunque, è in quel momento che ha sentito il richiamo alla politica, incontrando Matteo Salvini? Beh sì, ho sentito il richiamo del telefono, a dir la verità, perché mi ha telefonato di notte. Mi ha telefonato di notte per chiedermi un'opinione su cose mie che aveva letto, dove parlavo di moneta, dove parlavo di sovranità monetaria e similari, e era interessato quindi a approfondire queste cose che aveva letto. La caratteristica, secondo me, unica di Matteo Salvini come uomo politico, ne ho conosciuti tanti, è che in tantissimi, me compreso, vogliono spiegare agli altri qualcosa. Caratteristica del politico, è convinto di saperla molto lunga e quindi vuole spiegare agli altri qualcosa. Matteo Salvini vuole costantemente imparare. Quindi lui chiede alle persone che incontra, che ritiene interessanti, di soffermarsi un attimo e di spiegargli cose. È notevole, secondo me, come qualità. Un politico anomalo. Sì. Molto anomalo. E d'altra parte, insomma, penso che lo vediate, è proprio anomalo. Ma è la chiave del suo successo, secondo me. Nel 2014 ha scritto il libro Basta Euro, giusto? Sì. In cuor suo, oggi, è davvero possibile uscire dall'Europa? Ma allora, uscire dall'Europa, oddio, per la Sardegna forse sarebbe un po' più facile perché è già, naviga già. Per l'Italia è un po' più difficile perché significherebbe staccarsi dal continente. Purtroppo si fa tante volte una confusione su cos'è l'Europa, cos'è l'Unione Europea e cos'è l'euro. L'Europa è un continente, ci siamo e ci staremo per sempre. Ed è la nostra radice, la nostra cultura e la nostra civiltà profondamente europea. L'Unione Europea è un costrutto politico che era partito con un'idea potenzialmente buona e che si sta rivelando totalmente sbagliato per il suo scopo principale, che dovrebbe essere dare felicità ai cittadini. L'euro, che doveva essere visto come un sistema di muoversi più facilmente all'interno dell'Europa senza dover cambiare la moneta, è diventato uno strumento di dominio. Quindi due progetti politici si sono trasformati in due strumenti di sopraffazione, di predominio su quello che devono essere le libertà dei cittadini. E pensare di cambiare rotta penso che sia doveroso. Prima nel convegno l'ho sentita dire: non staremo più in ginocchio, ma ci alzeremo in piedi e a schiena dritta andremo avanti. Questo è un grande cambiamento come approccio. Se ci riusciremo, penso che basterà quello. Cioè, un'Italia che per una volta prende consapevolezza di non dover dire grazie a nessuno. Perché, vedete, io da cittadino non capivo. Vedevo che si andava ai vertici europei e si subivano tutte le decisioni. E io mi domandavo, ma perché si va lì e si subiscono le decisioni? Sarà forse che gli altri ci danno dei soldi? Perché dobbiamo fare i compiti a casa? Perché devono andare a controllare cosa facciamo noi con i conti? Perché ci dicono che non possiamo spendere per questo o per quest'altro? Forse sarà che magari ci danno dei soldi. Poi uno apre il libro dei pagamenti fra noi e l'Unione Europea e si vede che invece siamo quelli che paghiamo. Noi paghiamo circa 5 miliardi all'anno per il gusto di partecipare all'Unione Europea e come ringraziamento veniamo bacchettati. Ma non solo, perché un conto è la partecipazione normale. Ci sono stati anche dei casi, come per esempio quello sui famosi fondi salvastati, dove firmammo senza battere ciglio
il versamento di 60 miliardi di euro per salvare banche altrui, viceversa quando è il momento di venire incontro ai nostri risparmiatori, non alle nostre banche, ci impongono di azzerare i loro risparmi e noi non fiatiamo. È così strano, è così illogico questo che io vedo, che purtroppo penso male, cioè penso male, molto male dei nostri governanti fino adesso, e ho intenzione di cambiare. È ovvio che se i miei pensieri sono corretti e quindi c'è della gente che fino adesso ha sfruttato questa nostra remissività, capisco perché sono tutti tesi a cercare di evitare che noi arriviamo al governo. Magari ci riusciranno, magari riusciranno a evitare che noi andiamo al governo, però ci proveremo adesso e ci proveremo anche dopo, perché la cosa va cambiata. Yunus, Mohamed Yunus, il fondatore della Grameen Banks, il grande salvatore del Bangladesh, ha detto che il reddito di cittadinanza non funziona, secondo lui. Sì, perché lui ha impostato tutta la sua dottrina sul microcredito. L'impostazione effettivamente è corretta, cioè mettere a lavorare le persone, non dare un sussidio. Infatti io non sono favorevole al reddito di cittadinanza, ma rispetto le idee degli altri. Se in così tanti cittadini hanno votato per il Movimento 5 Stelle, che aveva come sua prima idea quella del reddito di cittadinanza, mi rifiuto di pensare che sia per assistenzialismo. E mi rifiuto di pensare che ci sono milioni di persone che pensino a non far niente e accontentarsi di 700 euro di reddito di cittadinanza. In effetti sono tanti, sarebbero tanti. Non è così. Io sono convinto che quello sia un segnale di disperazione. Io sono convinto che messo in condizione di lavorare e messo in condizione di crescere, tutti scelgono di avere la possibilità di costruirsi un proprio futuro e crescere. E infatti abbiamo preteso, insieme col Movimento 5 Stelle, che fosse chiaramente esplicitato il meccanismo di avviamento al lavoro e che fosse quindi un aiuto che ci sta per persone che siano in condizione di forte povertà finché non gli viene dato qualcosa da fare. Messa così ci sta. Quando è entrato in politica, cosa ha trovato che non si aspettava di trovare? Ho trovato un ambiente più pulito di quello che pensavo avrei trovato. Vedendo dall'estero uno sente la corruzione. Sono entrato, il primo giorno che sono entrato in Consiglio regionale Toscana, avevo le mani sul portafoglio. Perché il mio dubbio era, caspita, ho il primo incarico politico, sono nella tana dei corrotti, dei ladri, no? E così di questo tipo, devo stare un po' attento a me stesso. Invece ho trovato, anche da parte degli avversari politici, delle persone valide, motivate. Non ho testimoniato nessun episodio, altrimenti sarei corso in procura, di illegalità, delle idee molto diverse con cui ci siamo scontrati in modo anche acceso, però ho trovato fino adesso la politica, io l'ho vista più pulita rispetto a quella che temevo di trovare. Coscienza o reputazione? Beh, quale delle due è più importante avere pulita? Io direi la coscienza. Reputazione dipende da quello che gli altri disegnano su te stesso. Ho visto persone con reputazione pessima perché magari erano stati indagati sotto processo e cose di questo tipo ed erano perfettamente innocenti. Sì, in certi casi li ho anche difesi a spada tratta perché non mi sembrava giusto. Mi ricordo un caso, per esempio, che viene citato poco perché tante volte è meglio citare il povero e così via. Questo era uno ricco, era Silvio Scaglia, un imprenditore famoso di Fastweb, che è indagato, appena saputo che era indagato prende il suo aereo privato perché è ricco e corre a Roma, appena scende dall'aereo viene ammanettato e sbattuto in galera. Ha perso un anno della sua vita agli arresti e poi era totalmente innocente. Secondo me in un paese civile queste cose non dovrebbero succedere. Cosa temi di più, la burocrazia o l'ignoranza?
da politico alla burocrazia. Da politico alla burocrazia, perché l'ignoranza posso fare qualcosa, cioè vale a dire posso, ora ho la possibilità di spiegare, anche tutto sommato questi incontri, no, servono per la mia parte, quindi per la parte in cui io so di più di altri colmare l'ignoranza, come io che non so niente di tante cose sono assetato invece che venga colmata la mia di ignoranza. La burocrazia è molto difficile da scalfire. Appena arrivato in Parlamento me ne sono reso immediatamente conto. Sono entrato in questa commissione speciale che al momento gestisce gli affari correnti e per cambiare una piccolissima cosa ho trovato un muro di gomma. Io dicevo no, non è così, voglio che sia scritta in questa maniera, e mi arrivava costantemente un foglietto e poi mi dicevano che dovevo andare, che dovevo cambiare, che non si poteva fare. Alla fine però sono testardo e ce l'ho fatta, quindi si può cambiare anche lì. Una domanda, facciamo finta di essere in camera caritatis. Ma sì, tanto, ci sono soltanto tutti quelli là che mi guardano e mi dicono che devo smettere. Da 1 a 10, lei, Claudio Quanto Borghi, mi piacciono le donne. Quanto si fida di Di Maio? Da 1 a 10 quanto mi fido di Di Maio? 7. Avevo un'immagine, ammetto, molto peggiore di quelli del Movimento 5 Stelle rispetto a lavorarci assieme, mi ha migliorato, forse anche lì c'erano dei pregiudizi. Stiamo per finire. Cos'è la cosa che ha sempre... Ha detto che sta per finire. Sì, sì, sì. Cos'è la cosa che ha sempre detto che non faceva, che non avrebbe mai fatto e poi invece ci è cascato e l'ha fatto? Oh, ma sai che non lo so, comunque non mi viene in mente, se devo essere sincero. Sono sempre andato in modo abbastanza convinto sui miei obiettivi. L'arte. Tanto ci penso, se mi viene in mente qualcosa glielo dico. L'arte. Secondo lei quanto può contribuire a rendere migliore gli italiani? Beh, caspita, io ho scritto un libro che si chiama Investire nell'arte. Gliel'ho fatto apposta. E io sono convinto che i beni culturali, ci sono due righe che ho voluto scrivere nel contratto del 5 Stelle, dove dice che i beni culturali, si diceva il turismo, il patrimonio, cose così tipo. E ho voluto aggiungere due parole che dicevano: servono alla nostra formazione per diventare cittadini figli delle nostre tradizioni. Cioè, le opere d'arte sono a ispirazione nostra per cercare di essere degli italiani e dei sardi migliori. C'è un grande artista, per esempio, di Olbia, in cui io sono molto contento di avere alcune opere in casa, che è Giovanni Campus, tanto per dirne uno storico artista dell'epoca dell'astrattismo, minimalismo internazionale. E beh, io nei suoi quadri, che misurano in modo così preciso lo spazio, quasi con le linee tagliate come fossero quelle di Tavolara, che si vede quello che uno vede da bambino, no? E riesce con la magia che solo l'artista ha, no? A tradurlo in quelle linee astratte, beh, io vedo la storia e vedo la cultura che noi non dobbiamo farci scappare.